Bella ragazzi, Pirone, bentornati in questo nuovo video. Siamo qui con l'ultimo episodio del Volta Story. Tiriamo dritto fino alla fine con un unico grosso episodio oggi, per andare a vedere come finirà questa avventura. Siamo rimasti con un ottimo episodio ieri sera, col torneo a New York, con tutti i top player e le leggende mixate. Un torneo, diciamo, promozionale. Però all'interno di quel torneo abbiamo avuto un po' di screzi con alcune leggende, con Van Gils, con anche Issy, mentre Vinicius ha cercato di essere ancora un po' nostro amico. Abbiamo incontrato Hunter e Beatrix, abbiamo fatto tante cose. Ora abbiamo ricevuto l'invito per il World Championship a Buenos Aires. Ci mettiamo sulle cuffiette e partiamo. E mi raccomando, raga, un bel like, sarebbe bello chiudere questa serie con 30.000 like. Fatemi questo bel favore e partiamo. Continuiamo con l'ultimo capitolo. Torniamo al nostro campetto iniziale con Jayzinho, per vedere come sta. Si è ripreso, ragazzi. Voglio che si è ripreso. Oh, sì, Jay, sei in gran forma. Dov'è la tua troupe? Ehi, la squadra sta arrivando, è pronta ad allenarsi. E a New York? È stato bello, peccato non ci fossi. Tu pensa, io me ne stavo lì con la mia valigia, in attesa del taxi per l'aeroporto. Dopodiché ricevo un messaggio di Bea che mi dice che sono stato rimpiazzato. Mentre cercavo di capire cosa avevo sbagliato, ricevo una chiamata da... Van Gils. Van Gils. Lui sì che è un amico. E comunque l'avrei scoperto, sai perché? Sul tuo canale non si parla d'altro. Sai, io avevo contattato Ed per dirgli che volevo mettere su una squadra. Questa generazione non conosce il rispetto, Jay. Credono di poter postare qualche video e prendersi tutto ciò per cui abbiamo lavorato. Ti ho persino difeso! Perché credevo in te. Speravo tanto che tutta quella roba online servisse a farti pubblicità e che tu fossi prima di tutto un giocatore. Certo che sono un giocatore. Mi hai messo in imbarazzo! Di fronte ai miei amici, a una telecamera. Come pensavi che avrei reagito? No, non è andata come pensi, Jay. Allora spiegami com'è andata. Non c'entro niente con New York. Bea! Non mi aveva detto chi avrei sostituito. Credi che avrei preso il tuo posto se l'avessi saputo? Ed ha ragione. Devi guadagnartelo il rispetto. Si ottiene col sudore. Chi sei tu per giudicarmi? Sono uno che sa che ruota tutto intorno a te. A me? Abbiamo girato il mondo facendo un sacco di sforzi per ricostruire la squadra. E l'abbiamo fatto per te, Jay. Per te. Anche per te. Ne sei sicuro? Un po' per tutti. Anche ho detto, infatti. Jay, la squadra è qui, pronta per allenarsi. Che ne dici se... se ne riparliamo più tardi, ok? Non credo. Non c'è niente da dire. No. Divertitevi a Buenos Aires. Sì, ma ragazzi, cioè, non è stata colpa nostra, effettivamente. Ora si chiarisce il fatto di Van Gils, che ci ha detto del perché fossimo lì, se Jayzinho stava bene. Però effettivamente è stata colpa di Beatrix, che ci ha messo in mezzo ai casini, facendoci arrivare lì, chiamandoci, facendoci partecipare, ma non ci ha detto che eravamo lì a sostituire Jayzinho. È stato un malinteso, fra. Volta World Championship, con Jayzinho come avversario, quindi. Il plot twist finale. Siamo in aereo, in viaggio. Grazie. Con tutta la squadra. Ti piacciono i vestitini? Spazio per le gambe, eh? Cosa? Era per dire qualcosa. Certo. Jay è solo arrabbiato. Gli passerà. Beh, ormai è troppo tardi. Mando un messaggio a un paio di leggende. Ci manca un elemento. Forse qualcuno a Buenos Aires ha voglia di giocare. È come se avessimo fallito, capisci? Io ho fallito. Senti, stiamo andando ai campionati del mondo.
Quei ragazzi sono qui per te. A me non sembra un fallimento. No, però ci siamo rimasti male. Però perché dovrebbe mancarne uno? Scusa, noi due, Bobby, Big T e Peter Pan. In cinque dovremmo esserci. Ci siamo rimasti male anche noi, perché il malinteso ha colpito entrambi, purtroppo. Volta World Championship. Ma che bello. Noi siamo qua. Bobby c'è. Non vedo Peter. E neanche Big T. Le leggende non rispondono. Immagino. Facciamo sapere al mondo che ci siamo. Perché c'è quelle due signorine dietro? Ciao, vorremmo registrarci. Vabbè. Aspetta, vorrei renderlo ufficiale. Anzi no, viviamo il momento. Non ci credo. Dice che Jaysinho si è già iscritto. Ha una nuova squadra. Ecco. Jay, che cosa ti prende? Beh, è quello che succede quando qualcuno mette l'ambizione prima dell'amicizia. Abbiamo riunito la tua squadra, Jay. No, non esiste J-10 senza Jaysinho. Cosa? C'è stato un equivoco, Jay. Ti sei preso tutto quello per cui ho lavorato. Non prenderai anche il mio nome. Chiedi aiuto ai tuoi follower. Che cattivito, cioè, malinteso. Tutte le leggende contro, hanno fatto un team di leggende. Vorrei capire Peter Pan e JT e Big T perché non se sono non di siamo fianco. La J10. Chi siamo? La JR10, vaffanculo. Nome squadra, troppo facile. Per fortuna c'è un J nel nome, JR10, perché JR7 non avrebbe senso. Dammi qualcosa di fuoco. Eccolo qua, perfetto. La Fenice. Metto Roma perché siamo italiani, poi magari cambierà, ma mo per la roba mettiamo Roma da buoni italiani patriottici. Il campetto lì, in mezzo alle strade. Oh cazzo, 32esimi, 16. Sono 6 partite, regà. 5 contro 5 senza barriere standard, quindi senza chi arriva primo A. Quadro ufficiale, Sid, Big T, Peter, Bobby e noi davanti, per mantenere tutto quanto preciso e pulito. Iniziamo l'ultima avventura, 6 partite infinite. Con la maglietta ufficiale, eccoli qua! Così è bello però, dai. La butta sta fatica. Let's go, guys. Ehi, Red. È fatta. Lo diremo quando avremo vinto. Sai, infatti. Ok. Non importa da dove venite. E nemmeno chi siete. Noi siamo una squadra. O si vince o si perde. Ok, facciamo vedere al mondo cosa sappiamo fare! Sì! Sì! Let's go! 6 partite, cerco di riassumervi gli highlights, raga. Ok, va bene. Diamoci da fare! Perché sennò è lunga. Dai, ragazzi! Tutto è pronto, signori. Ho una brutta sensazione del fatto che, come era nella intro, non si riesca a segnare coi portieri che hanno. Ma che belli che siamo. Cerchiamo di vedere, mo, che è anche lunghissima l'avventura. Oddio. Oddio, grande Sid, che cosa hai parato. Ma che bello. Non ci credo. Vabbè, dai, ragazzi, allora. Parata. Vai, Peter. Neanche che gol della merda riusciamo. Vai, T. Oh, in mezzo alle gambe, godo. Sì, è difficilissimo segnare, ragazzi. È difficilissimo. Riusciamo a liberarci spesso e volentieri, però non riusciamo a concretizzare. Ed è gol, godo, portiere. Hulk di sto cazzo. Qua l'hai cannata malamente. Oh, va che bella papera.
Dove vai? Vai, Ronny. Brava, 3-0. Forse col timed entrano, raga. Questo era un timed, non appare. Ma forse timedandoli entrano più facilmente. Era ora. Bello il tacco. Hola. E la madonna. Ma che è sta azione? Al primo tiro loro segnano, Sì, 4-1. Vedi gol della merda e gol brutti, sennò non segniamo più. Dove cazzo? Tutti in 4 a marcarne uno e lasciano lo spazio a questo. A paro. Dai, oh Rambo! E basta pararle tutte. La vedo un po' hard. Sedicesimi. Dentro cattivi, raga. Devo tryhardare manco forse Food Champions. Porco cane, mettimi già il primo gol. Già c'è Rambo in porta. Ma che parate che fa, raga. Gli sto tirando dentro le saborge. Guarda, palo! Vabbè, ma allora che cazzo stiamo dicendo? Di cosa stiamo parlando, ragazzi? Oh, e segna! Dio santo, ragazzi, è impossibile! Palo, ancora. Vabbè, abbiamo capito come funziona, no, ragazzi? Un po' particolare, direi. Palo! Oh, devo entrargli in porta così. Sto tirando! Mi finisce il tempo, non ho visto quanto mancava. Con calma, raga, che si creano gli spazi. Bello! Bello, Big T. Di prima. L'alziamo. Lì. Poi magari sbaglierò io col tiro manuale, raga, però mi sembra veramente ambiguo che non entri in questo modo. Oh là, un driven violento. 4-0. Finisce qua. 4-0, ma difficilissimo segnare, ragazzi. È fatta, Reb. Ci siamo qualificati, ci credi? Non dobbiamo perdere. Quasi nessuno avrebbe scommesso su di voi. Dicevano non ce l'avreste fatta. E invece, eccovi qua. Vado a bere dell'acqua. Bene, infatti. Sai chi sono io, Reb? La mia società, la Villanova e Associati, rappresenta alcuni dei migliori giocatori. Un livello come il tuo è raro da queste parti. Un livello come il mio? Beh, già. A parte quella piccola discussione a New York, questo torneo è un trampolino per la tua carriera. Ci sono parecchi osservatori a caccia di nuovi talenti. Io posso aiutarti. Strano. Pensaci su. No. Alex Hunter V2. Allora, che voleva? Vuole offrirmi un contratto. E tu accetterai? Beh, non lo so, forse sì. Quindi è finita. No, capisco. Fai ciò che è meglio per te. Sì, beh. Prima devi pensare alla tua carriera. Non ho ancora firmato nulla. Lo farai. Se ne vanno tutti. Andiamo, ragazzi, sì. È tipo la catastrofe della vita questa storyline. Sta succedendo tutto il peggio. Catastrofe. Ottavi di finale, ancora 4 ne mancano. Non possiamo permetterci errori. Siamo a metà della storia qua. Guarda che già inizia il portiere Mandrake. Noi avendo quasi 100 d'intesa dovremmo fare grandi cose e prendere i pali. Palo ancora! Oh minchia. Questo gol su punizione, ragazzi. Ma che devo dirgli? Guarda come andiamo. Oh, là! Il portiere la prende lo stesso, però, Capiremo un giorno come si doveva fare. Così. Di respinta. Riguarderò sto video tra dei mesi e dirò: oh, cazzo, o l'hanno patchato o ho capito come si segnava. Perché al momento è veramente difficile. 7 secondi si fa così. Sì, 3-1, solo di respinta si deve segnare qua, tanto le para tutte. No, no, è passata. Mi ha fatto gol di tacco, non ci credo.
Bello, ci ha battato male. Ma che sono io? Col mancino c'ho uno di piede debole al momento. Come ho fatto a metterla di mancino? L'avrò sbagliata a po', cioè. Sì, chiaramente lisciata. Ma il contropiede. Bello! Bravo Ronnino! 5 a 2, ci portiamo a casa anche questa, avanziamo. Occhio qua. Ehi, sta calmo, va. No, Sid. Sid, sei una fallita. Sid, finisce ragazzi. Va bene il 5 a 3, ma che sofferenza. Quarti di finale. Ultime 3 in teoria. Non trolliamola, vi prego. Bello! Di sfondamento! Peter Panna Jepsen! Ruzzala! Mettila lì, cazzo, ora ora! Dio! Buttala dentro! Godo, ma vabbè! Va bene, verranno pacciati per forza. State salendo in troppi, raga. Addirittura! Di sinistro con uno di piede debole. Bella azione di tacco. 3-0, vai. Sì, 4-0, chiudiamo la partita. Ah, si va in semifinale. Guarda, per come stiamo giocando potremmo dargliene 14 a partita, ma ne entrano solo 4. Sid, un po' presa male per la notizia del contratto di... Ti rilassi? Rebby. Già. Bene. Anch'io. Sai, c'erano 4 squadre interessate a me. Mi chiamavano sempre. Era la mia occasione, dovevo solo decidermi a coglierla. Davvero? Già. Beth era così fiera. Dovevi vedere come ne parlava con i suoi amici. Mio fratello giocherà in Premier, diceva. Forse era più emozionata di me. Un minuto prima era lì. E poi non c'era più. Sai, mi seguiva ovunque. Parlava sempre. A volte troppo. È morta. All'improvviso mi sono trovato da solo. Poveretto. Come in un immenso buco nero, ero da solo. E poi le squadre hanno smesso di cercarmi. Mi sentivo così vuoto. Era orribile. Ma un giorno ho incontrato te. Nel magazzino. Mi hai ridato speranza, Sid. Non puoi immaginare cosa significhi per me. Beh. In qualunque modo vada il torneo. Sei come una sorella. Beh. Capisce anche un po' di più la motivazione per cui dovremmo accettare un contratto da Beatrix nel caso, dopo il fallimento, a quanto pare la perdita della sorella, non ci potrà mai essere niente tra i due, immagino. Semifinale, poi vedremo come andrà a finire anche il rapporto tra Sid e Revy, tra Revy e Jaysinho e tutti quanti, insomma si stanno aprendo tante porte che si chiuderanno tra due partite se riusciamo a vincerle. Signori, cattiveria tryharding.
E gol brutti, soprattutto gol brutti, basta che li facciamo. Oh cazzo. Sì, Bobby. Sì, Bobby! Driven shot lì! Si sono incazzati. Sì! Sì! Bravo, Jaronnino! C'è spazio, ma sbaglio il passaggio. Occhio! Occhio! L'ha fatto. Mamma mia! No, va, tutti incolonnati come ogni volta. Ma che passaggio gli ha fatto? Sì! 3-1, sempre di respinto dobbiamo segnare, sempre così. Tanto gliele para tutte. Come fa a essere loro? L'abbiamo rubata. Ed è gol. Sì! Andiamo in sta cazzo di finale. Come on! Andiamo in finale, raga. Che sofferenza, vi giuro. Probabilmente in finale incontreremo le leggende. Se perdo la finale me le fanno rifare tutte e sei, vi ripeto, io mi ammazzo. Cioè, qualcosa di troppo sofferente. È lungo da fare. Dai, piede debole. Abbiamo tre adesso. Finale. Legends of Street. Eccoli qua, i J10. Tutte le leggende che abbiamo incontrato fino adesso. Gli outsider della competizione. Sta calmo, fra. Qua ci giochiamo tutto, ragazzi. Faccia a faccia. Però vedo che ne avete fatta di strada. Una partita e vinciamo. Già, il tuo canale starà impazzendo, eh? Chissà le visualizzazioni. Sarai diventato una star. Tu pensi che mi importi solo di questo? Perché? Forse c'è qualcos'altro per te. Beh, sì. È un... metaforicamente si potrebbe volare con questi dialoghi, ragazzi. Vi prego, ne abbiamo fatte 5. Questi qua vanno velocissimi, raga. Peter Ozzo Jensen la chiude fuori e tira in porta. Chi è il portierino che c'hanno lì? Ha messo Kotaro in porta? Ma poraccio. No ragazzi, no ragazzi, vi prego. Oddio che culo. Dio. Sì! Sì, Ronnino. Portiamoci avanti. Portiamoci avanti, cazzo. Gol. Meno male che l'ha lisciata, ragazzi. Stiamo attenti, attenti. La parata, non ci credo. No! Anche noi, però. Va bene, 2-0 primo tempo. Abbiamo rischiato tantissimo, però 4-5 gol doveva metterglieli dentro. Reggiamo per 3 minuti, ragazzi. Va che c'è Ronnino libero. Sì, il gol della merda. Fagli la ballerina, non si può. Che poi la difficoltà non è tanto la partita, ma il fatto di non riuscire a segnare. Se vi mettessi tutti i tiri che faccio e non entrano, e quelli che, i pochi che fanno loro entrano. Ah, è andata, ragazzi. È andata. Sì, sei cazzo di partite back to back. Da quando ho capito come difendere non mi segnano più. Occhio di qua, raga. Ah, 4 gol non me li fai. Kotaro, ma che fai, fratello? Ma che fai? Sì, signori. Che fatica, ma siamo i campioni di Buenos Aires. Ora vediamo come finirà la storyline. Vediamo i rapporti come si intrecceranno. Ce l'hai fatta. No, 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 Sid. Noi ce l'abbiamo fatta. E dai. Siamo una famiglia. Sì! 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 Vediamo che ci dicono le leggende. Ehi. Ehi, Rev. Goditi il momento. Rev, congratulazioni. Ah, vieni giù, non ha giocato. Dove metterai il tuo trofeo? Ehi, non è il mio trofeo. No, no.
È il nostro trofeo. Sai cosa? È anche il suo. La squadra è una sua idea. Bel suo. Gesto. Jay-Zinho, sei incredibile. Sono alla ricerca di una persona in grado di organizzare il mio torneo di street soccer. E tu saresti perfetto. Oh, una foto. Ok. Solo i campioni. Ehi, amico. Vieni. Ah sì, certo. Bel gesto. Avvicinatevi. Ehi, i campioni. Vai. Fair play. Grazie. Fair play di tutti, ragazzi. Di Rebby per primo. Ci sta, ragazzi. Bel finale, bel gesto di Rebby. Collezionista. Torniamo al nostro campetto, raga. Campioni del mondo. Cosa ci sarà dentro? Uey! Riaperta la scuola? Aspettate, aspettate! Ehi, Jay è di sopra. È tornato, ragazzi. Sei in ritardo. Come sempre. Ma guarda un po'. Sai una cosa? L'unica volta che sono arrivato in tempo, le cose non sono andate bene. Già. Senti, io dovrei essere all'aeroporto già adesso. Con Vinicius? Sì. Figata. Vedi, è come ricominciare tutto da capo. E hai sentito Bea riguardo quel contratto? No, non ancora. È positivo. Lo street soccer ha ancora molto da offrirti. Resisti. Gioca più tornei. Vai in altri posti. Impara nuove cose. Lei ti aspetterà. Sei troppo in gamba. Sì, certo. Un regalino? Wow! È per me. A che serve? Dai. Ci vediamo, Rev. A dopo. Ok. Signori. C'era una volta. Io vi dirò, per me è fine parte 1. Abbiamo visto il finale. Campioni del mondo. Jay-Zinho è tornato indietro. Nell'ultimo episodio tanti cambiamenti, litigi, incomprensioni. Alla fine tutto è bene quel che finisce bene. Però lascia aperte delle porte in vista probabilmente dell'anno prossimo. Perché c'è da dire, questa storia qua non era il The Journey, perché era più breve, più lineare. Era per far vedere per il primo anno quello che era Volta. Per me l'anno prossimo, una volta che sdoganano Volta, partiranno con una storyline un po' più complessa e hanno messo un po' di carne al fuoco. Quindi staremo a vedere l'anno prossimo, ragazzi. Io spero che il video vi sia piaciuto, che la serie vi sia piaciuta. È stata più breve ma molto intensa rispetto a un The Journey che comunque durava un po' di più. Però ci siamo divertiti, abbiamo fatto le nostre partite, abbiamo visto un po' la storia, abbiamo conosciuto un po' Volta. Mo in streaming la sera o comunque nei prossimi giorni anche sul canale vi porterò un po' di Volta per quanto riguarda o partita online o per quello che è tutto il resto del tour. Spero che vi sia piaciuto, ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ovviamente anche in rapporto a quello che è il mio pensiero, se la pensate come me o meno. Un bel mi piace, arriviamo a 30.000 like, raga. Un bacione, grazie a tutti per averla seguita. Ci vediamo presto con tanti altri video e in streaming. Da noi è tutto, alla prossima. Bella lì.